Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, oggi con un altro video. Oggi è mercoledì, quindi andremo a fare sempre le solite cose perché siamo nel bel pieno della settimana. Cosa faremo? Andremo su Footbin a controllare nuove carte, come sempre, e ovviamente anche su OneFootball, ragazzi, tutte e due app per il calcio, una calcio reale, un'altra mercato, FIFA 20, eccetera. Comunque ragazzi, forse ve ne siete accorti che io in tutte le mie registrazioni avevo un'altra registrazione sotto a questa qua che sto registrando adesso. Invece adesso ragazzi c'ho tutto la parte libera, per così dire, perché oggi ragazzi ho avuto tantissimi problemi col telefono perché dovevo liberare spazio, quindi è stato molto complicato, ho cancellato foto, video, applicazioni, davvero di tutto. E quindi adesso diciamo c'ho abbastanza spazio, ma comunque diciamo non è semplicissimo liberarsi del tutto. Comunque ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito con facciamo OneFootball, dai, facciamo OneFootball, perché ieri ragazzi si è giocata una partita, si è giocata all'Ipsia Paris Saint Germain, che alla fine ha vinto il Paris Saint-Germain, come diciamo da pronostico, 3-0. Poi si è giocata anche la Youth League, che ragazzi comunque ha giocato di pomeriggio, ha giocato di pomeriggio e non di sera. Ha giocato Midland o Mid Thailand o qualcosa del genere contro l'Ajax, che ha vinto 3-1 l'Ajax. E poi il Dinamo Zagabria contro il Benfica, che ha vinto 3-1 il Benfica. Ok, buttiamoci nella partita Lipsia Paris Saint Germain, finita 3-0, abbiamo detto. Di nuovo gol di Marquinhos, che ragazzi sta giocando una stagione proprio da urlo. Gol di Di Maria, che Neymar ha fatto un assist ragazzi pazzesco, se non l'avete visto andatelo a guardare. E poi gol di Bernat, 3-0, bello secco, pulito. E abbo, diciamo, io me l'aspettavo un po', cioè, come dire, stavolta non ho fatto nessun pronostico sulla play, però ragazzi era ovvio che vinceva il Paris Saint Germain. Oggi avremo un'altra giornata di Youth League, altri quarti di finale. Oggi alle 3 Salisburgo-Lione e alle 6 Inter-Real Madrid. Allora ragazzi, se non mi sbaglio, canale 20 del digitale terrestre, o 20 o 22, non mi vorrei sbagliare, ma o è 20 o è 22, quindi non ne sono sicuro. Inter-Real Madrid ragazzi, molto bella come partita, e adesso non so le forze delle due squadre quali sono, però diciamo dai, sarà una bella partita. E poi infine gioca Lione-Bayern, che ragazzi, dando il mio pronostico, allora io spero Lione, però Bayern, perché ragazzi Bayern, mi sembra, ho letto una statistica che il Bayern ha vinto 27 partite nelle ultime 28, quindi ragazzi una cosa proprio assurda, cioè 27 su 28, cioè tantissimo. Quindi ragazzi Bayern, anche se Lione se la gioca, se la gioca. Domani poi avremo la finale di ritorno tra Spezia e Frosinone. Noi ovviamente, almeno io, tifo per la Spezia. E poi a seguire, poi inizierà anche la Liga venerdì, quindi sarà bella, sarà bella. Adesso che già abbiamo perso un po' di tempo, ok, sta registrando, buttiamoci su Footbin, app per FIFA ovviamente. Ok, sono d'accordo. Allora ragazzi, sono usciti tanti SBC. Noi eravamo rimasti all'82-88 e quindi avremo un paio, diciamo, di review, player review da fare. E abbiamo anche altre sfide. Allora, partiamo da questa qui, che è un po' la più inutile, che io ragazzi questa qua non faccio mai, perché rare mixed players pack non ripetibile. Io ragazzi sinceramente non ci tengo. 92 più TOTS, che io ho già fatto, e io l'ho pagata tipo, non so, potrei dire tipo 30k, perché avevo già alcuni giocatori.
e mi è uscito Edward. Cioè, ragazzi, potete, cioè, potete forse capire, no? A me era uscito Francia, ATT, e c'era Mbappé, Weidner, e alla fine è uscito Edward. Però comunque mi va bene, perché comunque è un bel mostro, quindi va bene, va bene. Ok, poi è uscito Arp e De Nayer, che adesso andiamo a commentare. Allora, andiamo sul nuovo. E appunto ci sono queste due nuove carte, De Nayer e Arp. Partiamo da Arp. Allora, ok, oh no, mamma mia. No, ragazzi, siamo seri? X subito. No, dai, la devo pure provare, ma fermo, dai. X. Basta. Ok, allora, ragazzi, Arp, giocatore del Bayern Monaco, 8 partite, 4 gol, 130k. Mamma mia, ragazzi. Allora, vi dico, è una bella carta, però costa un po' troppo, ragazzi, perché è vero che se il Bayern passa diventa 95. Però, ragazzi, dai, c'è Haaland, c'è, che ne so, Havertz, Müller, che potete usare a TT. C'è sul serio, Lewandowski 97, nemmeno costa tantissimo. Io non lo farei, perché comunque non è nemmeno buggatissimo, quindi sinceramente non lo farei. 4-4, 1,84 m, medio-alto, e ci può stare. Andiamo nelle statistiche. Molta velocità, buono il tiro, però non sa battere i rigori. Passaggi, il solito attaccante, dai. Però non sa nemmeno battere le punizioni. Dribbling, davvero fortissimo, ed è strano per un attaccante avere tutto questo dribbling. C'ha precisione di testa, ma non è che serve tanto. Fisico ci sta, non c'ha l'aggressività. Allora, ragazzi, una carta, diciamo, come tutte le altre, buona ma comunque non specialissima, quindi che vi posso dire, ragazzi, cioè, fatela, forse è pure forte, però, ragazzi, costa un po' troppo per essere un 92. Sì, vabbè, voi forse direte, capirai, se il Bayern vince diventa 95, ragazzi. Alla fine Arp non è nemmeno tanto buggato. Passiamo all'altro, perché mi sa già abbiamo perso abbastanza tempo. De Nayer, che costa 100k. Allora, partiamo da una cosa. Vabbè, 3 partite, 0 gol, mi sembra quasi ovvio. Però allora, ragazzi, partiamo da una cosa. In Ligue 1, oppure Belgio se volete. Vabbè, a parte Belgio non c'è proprio niente. Però Ligue 1 c'è Marquinhos, che è molto forte. C'è Thiago Silva, che messo vicino a Marquinhos va molto bene. Però poi non c'è nient'altro. Quindi, diciamo, se volete una difesa a 3, ci sta De Nayer. Perché poi mi sembra anche abbastanza buggato. Allora, perché poi è veloce, e diciamo 100k ci può stare. 2 purtroppo di abilità. Diciamo Marquinhos c'ha 3 su questo. 3 di piede debole ci può stare, 1,84, alto in difesa, medio in attacco. Dai, ok. Allora, buona la velocità per essere un difensore. Tiro ovviamente non può averlo. Passaggi ci sta, ma non tantissimo. Però comunque passaggi corti va bene. Dribbling ci potrebbe anche stare. Difesa va bene, e fisico buono ma non troppo. Allora, ragazzi, questa è una carta che ci sta, soprattutto perché è molto veloce. Però se volete, ragazzi, una difesa a 4, potete mettere un terzino sinistro e destro, la scegliete voi. Però per i due difensori centrali io sinceramente metterei Marquinhos, perché è il top. E poi, ragazzi, questo De Nayer sinceramente lo vedo molto più forte di Thiago Silva. E quindi in una difesa a due uomini ci potrebbe stare. Se diventa 95, questo qua diventa un mostro. Però forse Thiago Silva c'ha anche quel qualcosa in più. Quindi, ragazzi, guardate voi, perché questo qua, diciamo, è un po'
ingannevole, perché è buono, però a pensare ci stanno Marquinhos e Thiago Silva, quindi occhio. Invece per quanto riguarda Art, sinceramente non lo farei. Ok ragazzi, il video può terminare qui, spero tanto che vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E ragazzi, vi ringrazio davvero tantissimo per tutto quello che state facendo. Siamo arrivati a 2000 visualizzazioni in totale, quindi davvero vi ringrazio con tutto il cuore, grazie sul serio. E ragazzi, noi ci vediamo domani con un altro video, sempre simile a questo, dove spiegheremo un po' cosa è successo nella partita Bayern contro Lione, anche la Youth League, e magari se esce qualche nuova carta anche su Footbin. E poi ragazzi, venerdì video speciale dove registrerà anche mio fratello, ragazzi, per la prima volta su questo canale. Peccato perché i pronostici li avevamo fatti insieme, però non si è sentito niente, quindi mi dispiace. Però ragazzi, cosa vi devo dire? Alla prossima, ciao ragazzi.